linguaggio video l'ho sempre utilizzato in qualsiasi lavoro teatrale. Io ho iniziato nel mondo del teatro con il collettivo Santa Sangre, sono stato uno dei fondatori e sempre abbiamo utilizzato linguaggio video, linguaggio del corpo e linguaggio sonoro per creare le nostre opere. E quindi il video non visto soltanto come un fondo, un qualche cosa che sta lì a livello scenografico, ma qualche cosa che proprio si fonde con tutti gli altri linguaggi che vengono utilizzati nello spettacolo. Per Mirrors a livello visivo, quindi proprio rispetto all'utilizzo del video, ho cercato di seguire molto la parte coreografica, quindi partecipando a delle giornate in sala prove e da lì confrontandomi con Irene, con i danzatori, con Joanne, con Céline, insomma con tutto lo staff che fa parte di questo spettacolo, abbiamo iniziato a capire che forse il video poteva essere un'estensione di tutta la parte coreografica in scena, quindi non un qualche cosa di slegato, ma qualche cosa che andasse ad amplificare, a rafforzare tutto quello che stava accadendo in scena. Quindi diciamo l'elemento principale in tutti i video che utilizzeremo sarà il corpo, proprio come unico e solo elemento.